Salve ragazzi e bentornati in un nuovo video. Come sempre vi ricordo di seguirmi sui miei social e anche di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Oggi voglio andarvi a spiegare un nuovo gimmick. Già da qualche mese mi chiedete un gimmick con i buchi. Oggi ho deciso di insegnarvi questa tipologia di gimmick. In realtà esistono vari gimmick che utilizzano i buchi. Io ora vi farò vedere una versione. Più in là, con il tempo, vi farò vedere anche altre versioni. Utilizzando questo gimmick che ora vi farò vedere, ho realizzato anche un piccolo effetto, un piccolo gioco divertente che noi possiamo fare allo spettatore. Infatti, non sempre per forza dobbiamo fare una magia in cui andiamo a scegliere una carta e la carta scelta verrà ritrovata, ma possiamo anche andare a creare un piccolo effetto divertente per intrattenere la persona intorno a questa carta che è stata scelta. Ora vedrete. Quindi, buona visione! Ragazzi, per costruire questo gimmick dovrete utilizzare 3 carte blu, poi un paio di forbici, perché le forbici servono sempre, un po' di colla, se non avete la colla potete utilizzare anche lo scotch biadesivo, poi la colla super attack, un taglierino, del normalissimo scotch, perché lo scotch serve sempre, poi vi servirà un forabuchi, perché dovrete andare a fare un buco sulla carta, e poi vi servirà questo materiale. Si chiama dica dentale e la potete trovare, insomma è un materiale che usano i dentisti, infatti se avete qualche amico dentista o qualche parente sicuramente avrà anche questo materiale, quindi glielo potete chiedere o altrimenti lo potete comprare anche su Amazon, vi lascio qui sotto il link per acquistarlo. Un altro oggetto che vi servirà sarà anche una cannuccia. La prima operazione da fare è prendere una vostra carta blu e poi dovrete andare a prendere solamente lo strato superiore. Se mi seguite già da un po' di tempo, in ogni video di gimmick che ho fatto ho anche insegnato a prendere questo strato superiore, quindi vi basterà battere la carta l'angolino sopra una superficie dura e poi dovrete andare a prendere solamente lo strato superiore, perché la carta è formata da 3 strati, uno strato superiore, uno inferiore e uno centrale. Voi andrete a dividere questi 3 strati e poi prenderete la parte superiore. Questa è la carta divisa. Come potete vedere ho preso solamente lo strato superiore. La seconda operazione da fare è prendere la vostra seconda carta blu e il forabuchi. Questa cosa non si chiama forabuchi, però non ricordo il nome. Come potete vedere, la carta qui sopra ha questo cerchio, questo piccolo fiorellino. Voi dovete andare a fare un buco proprio in questo punto. Il risultato sarà questo. Per la terza operazione da fare dovete prendere questi oggetti, quindi le nostre forbici, il nostro taglierino, lo scotch e la nostra carta blu. Voi dovrete andare a mettere la carta in questa posizione. Quindi la carta con il buco si troverà in questa posizione. Formeremo una carta a doppio dorso. Noi dobbiamo andare a prendere questa carta normale e andare a fare un piccolo quadratino in questa posizione dove c'è questo fiorellino. Qui dobbiamo fare un quadratino e lo dobbiamo fare molto preciso. Vi faccio rivedere. Qui c'è il buco, quindi nella parte dove si deve vedere il buco, qui dobbiamo andare a fare un quadratino. Vi ho detto di prendere lo scotch perché siccome questo rettangolino, insomma questo quadratino, lo dobbiamo fare in modo preciso, vi consiglio di tenere ferma la carta utilizzando dello scotch. Ora dobbiamo andare a ritagliare il nostro quadratino. Se volete potete utilizzare anche una squadra per aiutarvi a fare la linea dritta. Una volta che avrete ritagliato il vostro rettangolino o quadrato avrete ottenuto questo pezzettino, come potete vedere qui con bacia. E un altro passaggio è finito. La prossima operazione da fare è andare a prendere la nostra diga dentale e utilizzando il taglierino vi consiglio di utilizzare un taglierino ben affilato, perché con i taglierini vecchi non riuscirete a tagliare questo materiale. Dovete andare a ritagliare un piccolo pezzettino. Guardate, io ho tagliato un pezzettino di questa grandezza, così. Se volete una misura io se lo metto
sopra un dito, questa è la grandezza. Ora per i prossimi passaggi vi serviranno queste cose. Allora, abbiamo la nostra carta che abbiamo ottenuto inizialmente, la nostra carta con il buco e la nostra carta tagliata con il nostro rettangolino. La prima cosa da fare è prendere la nostra carta, dobbiamo andare a mettere nella giusta posizione il rettangolino e andiamo a mettere dello scotch qui sopra, in questo modo il rettangolo rimane fermo. Una volta che avremo messo lo scotch in questo punto, così il rettangolo non cade, dobbiamo andare a prendere la nostra diga dentale e la dobbiamo mettere in questa posizione. Ora, se vedete bene, la larghezza è troppo larga, quindi la dobbiamo ritagliare ancora di più fino a quando la larghezza non combaci con la larghezza del nostro piccolo rettangolino. Ora ragazzi, se potete vedere bene, questa diga dentale, questa qui di colore verdacqua, entra perfettamente all'interno del nostro rettangolo ed è questo il risultato che dobbiamo ottenere. Ora come prima cosa dobbiamo prendere la nostra carta con il nostro pezzettino di diga dentale e la dobbiamo incollare utilizzando dello scotch. Quindi mettiamo la diga dentale nella giusta posizione, in questo modo, e andiamo a mettere lo scotch qui sotto. Ora dobbiamo prendere la Super Attack e la dobbiamo mettere in questa posizione, sopra il nostro rettangolino. In questo modo la diga dentale potrà essere incollata. Ora la prossima operazione da fare è prendere la nostra carta con il buco e la dobbiamo incollare in questa posizione. Tuttavia, come potete vedere, si vede il colore verdacqua della diga dentale. Quindi dobbiamo andare a prendere la nostra carta che abbiamo preso nella prima fase e dobbiamo andare a ritagliare solamente questa parte. Quindi la parte che poi noi andremo ad incollare qui sopra, in modo tale che non si veda più il colore verdacqua. Una volta ritagliato il nostro pezzettino di carta, che deve combaciare con questo rettangolino che abbiamo ritagliato, lo andiamo ad incollare qui sopra utilizzando la colla. Ora che abbiamo incollato il nostro pezzettino di carta, se andiamo a mettere la nostra carta qui sopra, non si vedrà più il colore verdacqua, ma sarà semplicemente una carta a doppio dorso. Quindi la prossima cosa da fare è incollare le nostre due carte. Per incollarle utilizzate o la colla oppure lo scotch biadesivo. Ora vi faccio vedere come utilizzo io questa carta in un bellissimo effetto che può essere fatto soprattutto ai bambini. Io realizzo questa magia attraverso questa performance. Ora vi faccio vedere. Prendo la mia carta ghimmata e la posiziono come prima carta, con il buco rivolto verso di me. Il dorso della carta dobbiamo avere. Consideriamo la faccia questa, dove poi andremo a mettere la cannuccia, mentre il dorso questa parte, e la dobbiamo avere rivolta verso di noi. Poi, per non far vedere questo punto, prendiamo una carta qualsiasi e la andiamo a mettere in prima posizione. E ora cominciamo. Diremo come Harry Potter aveva la sua bacchetta magica, io ho la mia cannuccia magica. E ora voglio darti una dimostrazione. Come prima cosa andiamo a mischiare il mazzo. Nel fare ciò avremo portato il nostro buco da sotto, lo avremo portato sopra, perché nel mischiare il mazzo all'americana avremo rigirato il mazzo da questa posizione a questa. Ora faremo scegliere una carta qualsiasi, per esempio questa, l'asso di cuori, e chiederemo se la vuole tenere o se la vuole cambiare con un'altra carta. Nel dire questo, avremo preso la carta che avevamo preso in prima posizione, un 5 di fiori. Se non la vorrà cambiare, la prendiamo e la andiamo a mettere all'interno del mazzo. Ora gli chiederemo di firmare la carta, in questo modo potrà rendere la sua carta unica in tutto il mondo. Ci sarà solamente una carta con la sua firma. Mentre la persona firma la carta, quindi la potrà tenere anche in mano, noi andiamo a prendere un break sotto la prima carta, che è la nostra carta ghimmata. Ci facciamo ridare la carta e andiamo a girare le due carte insieme. Sposteremo la nostra carta in avanti, quindi la persona penserà che questa carta è l'asso di cuori, in realtà è la nostra carta ghimmata,
addentreremo la nostra cannuccia e vi faremo vedere come mai questa è una cannuccia magica. Infatti passeremo la cannuccia così, sopra la carta. Poi faremo dire anche una parola magica, soprattutto se stiamo facendo questa magia un bambino potrà dire una parola magica, e la cannuccia passerà attraverso la carta. Possiamo anche far notare come la cannuccia si troverà attraverso, e poi quando la togliamo la carta sarà ricomposta. Possiamo farla vedere così velocemente, mentre la facciamo vedere, facciamo esaminare la cannuccia, in questo modo potrà vedere che è una cannuccia normale, e andiamo a prendere nuovamente un break, rimettiamo la carta sopra il mazzo, rigiriamo nuovamente il tutto, quindi la persona nuovamente vedrà l'asso di cuori, la sua carta firmata, la potrà esaminare, potrà anche lei provare a mettere la cannuccia attraverso la carta, ma non ci riuscirà. Spero che questo gimmick vi sia piaciuto, se ne volete altri me lo scrivete nei commenti. Vi farò anche altri gimmick in cui vi insegno altri modi per fare le carte con i buchi. Come sempre vi ricordo di lasciare un like, di commentare, di chiedermi, insomma, se non avete capito qualcosa me lo scrivete qui sotto oppure su Instagram, e noi ci vediamo in un prossimo video.